la città di Guardavalle fa il proprio dovere nella partita casalinga contro la Rosarnese, 3-0 il risultato finale, abbastanza tranquillo, e rimane come fino ad adesso in testa alla classifica e approfitta anche della sconfitta della ex seconda in classifica, il Real Pizzo, che è battuto a Pargheria per 2-1 nell'anticipo di sabato e cede così il secondo posto al Piscopio, un Piscopio che sta risalendo lentamente nella classifica, si è portato appunto al secondo posto e adesso è a 3 punti dal Guardavalle, quindi il Guardavalle, come dicevamo, guadagna 1 punto sulla seconda in classifica e guarda con fiducia al prosieguo del campionato. Nell'anticipo di sabato c'è stato anche il 2-0 del Martelletto Settigiano sulla Rombiolese, mentre nelle partite della domenica c'è stato il pareggio 2-2 nel derby tra Borgia e Montepone, il derby che si gioca, ormai il Borgia lo sappiamo, gioca sempre alla federale di Sala, 2-2 con un 2-0 iniziale del Borgia in apertura di gara e poi il pareggio del Real Montepone che agguanta appunto questo punticino che lo tiene quantomeno lontano dalla zona playout. Zona playout ormai è frequentata moltissimo dal Real Mileto, che ha perso anche oggi e che quindi si trova 2-1 a Piscopio, appunto come dicevamo, questa squadra che è seconda in classifica e si trova a soli 3 punti. Il Prasar non può prendere punti perché ha riposato nella giornata di oggi, ha anche il comprensorio Corace che dopo il cambio di allenatore con Bellini che ha lasciato prende un secco 6-0 in casa contro la Promosport di Lamezia, quindi una coda della classifica che si sta delineando. Pensiamo che tra il Prasar che ha 6 punti e il Borgi che è quint'ultimo ci sono proprio quei 9 punti che potrebbero diventare 10, sappiamo che con i 10 punti di distacco non ci sarebbe nemmeno il play-out. Comunque ancora mancano diverse giornate, siamo soltanto alla 13ª del girone di andata, quindi ancora tutto è possibile nel prosieguo appunto di questo campionato. Diciamo un ultimo risultato, quello del Pino Donato Taverna contro il Città di Soverato, 3-2, vinceva 3-0 la squadra di Taverna, ma poi il Città di Soverato ha cercato di rimontare, non ce l'ha fatta, si è fermata sul 2 gol e quindi incassa un'altra sconfitta esterna e che in pratica rende altalenante appunto questo campionato della squadra soveratese e badolatese, consentiteci il doppio nome, perché rimane a 17 punti ed è a 5 punti di distacco dal quinto posto appunto del Pino Donato Taverna. Allora, come dicevamo, prosegue il Guardavalle e vedremo quello che succederà nel fuori in secondi, come si dice di solito, tra Piscopio, Real Pizzo, Pargheria e Pino Donato Taverna.